25 anni di attività, 25 anni di impegno, ma soprattutto 25 anni di ricerca che hanno risolto davvero tantissimi problemi e si continua a lavorare. Noi sempre con grande tenacia, con molta dedizione. Sono 25 anni ed è un momento di grande emozione e di consapevolezza anche per aver dedicato tutti questi anni tempo, impegno, energia per degli ideali verso AIRC, per una causa così nobile e importante. Io spero di dover andare in pensione, questo significherebbe non dover più raccogliere fondi perché significa finalmente debellare questa malattia. AIRC insieme ad altre associazioni ovviamente che operano in altri settori rappresenta una specie di faro per molti di noi. La mia intera carriera di ricercatore e di scienziato è basata su finanziamenti ricevuti grazie ad AIRC. Ed ha assicurato in questi anni una cosa molto importante, la continuità dei finanziamenti, cioè si sa bene quando inviare i propri progetti di ricerca, si sa che i propri progetti di ricerca saranno valutati da scienziati capaci internazionali e si sa che questo ci sarà l'anno successivo. Qual è l'obiettivo che avete raggiunto di cui va più fiero? Io sono un privilegiato perché ho iniziato a lavorare su un settore che era molto promettente ma era molto sperimentale, che è l'immunoterapia dei tumori. Oggi questo settore è diventato realtà, ha prodotto nuovi farmaci che sono in commercio, vengono utilizzati e che stanno dando dei risultati inattesi e che hanno aperto una nuova frontiera, sicuramente non più solo di ricerca ma molto traducibile, tradotta nella clinica. Si fa ogni anno la festa dell'azalea, quest'anno è l'8 maggio, dove siamo in piazza perché con le azalee si finanzia la ricerca. E io stavo in un paese vicino Catania, perché visitavo, fatto il giro delle piazze, vicino a Belpasso, si chiama il paese. E a questo banchetto dell'AIRC si è presentato un vecchietto, un contadino, che ha detto: io i 15 euro per l'azalea non ce l'ho, però ho 5 euro e voglio regalarveli comunque. Che io ho trovato una situazione commovente dal punto di vista della generosità tipica dei siciliani. Bisogna dire che se non ci fosse stata l'AIRC in questi anni probabilmente molte malattie non sarebbero state neanche scoperte o attenzionate. Il finanziamento della ricerca oncologica che dà il Ministero della Salute, più il CNR, il Consiglio Nazionale della Ricerca, più il Ministero dell'Università, tutti e tre insieme sono di meno di quello che fa l'AIRC in campo oncologico. Se l'AIRC non finanziasse più la ricerca italiana in campo oncologico sarebbe finita.